In molti sono discesi da tutta la Terra Santa sulle rive del Giordano, l'esile corso d'acqua a pochi chilometri da Gerico, che segna il confine tra Israele e Giordania, snodandosi in mezzo al deserto tra steppe e canneti. È il biblico fiume, maestoso un tempo, che gli israeliti passarono con Giosuè, entrando nella terra promessa. Anche Elia e Eliseo attraversarono il Giordano con l'intervento divino. Ma queste acque sono importanti perché qui Giovanni impartiva il battesimo invitando alla conversione. E soprattutto perché qui Gesù ha ricevuto il battesimo mentre il Padre lo proclamava suo figlio prediletto e ha dato inizio alla sua missione pubblica. Siamo sicuri che noi siamo figli di Dio, siamo sicuri che il Salvatore è venuto, siamo sicuri che Dio non ci lascia mai. Giovanni Battista qui ha detto: questo ecco l'agnello di Dio, ecco che toglie i peccati del mondo. Lui non era mai peccatore, ma si è immerso nell'acqua perché? Per salvarci. La devozione qui al Giordano è di scendere al fiume e toccare l'acqua, fare il segno della croce o meglio ancora, come usano i cristiani ortodossi, immergersi completamente per 3 volte nell'acqua pregando. Quest'anno il fiume scorre tranquillo, mentre un'iscrizione sulla parete ricorda il livello dello scorso gennaio, quando, per le abbondanti piogge, è straripato e salito ben oltre i suoi margini abituali. Il luogo è di confine, come si vede dalla presenza sproporzionata di militari in questo luogo di preghiera. A pochi metri di distanza, sull'altra riva, non raggiungibile da qui, si erge l'antica chiesa ortodossa. Altre chiese stanno sorgendo sulla parte giordana, perché di recente il re ha donato terreni per favorire il turismo religioso. Nello spazio sovrastante il fiume si è svolta la celebrazione eucaristica, presieduta dal vicario del custode, padre Dobromir, e concelebrata da numerosi sacerdoti. Presenti circa 700 persone, tra cui rappresentanze diplomatiche del consolato italiano, belga e francese. Il momento più toccante, quando, durante la messa, 3 bambine e un bambino hanno ricevuto il sacramento del battesimo tra la gioia e la commozione dei parenti e dei presenti. Per me è la prima volta vedo battesimo di bambini proprio vicino al fiume della Giordana, dell'acqua con cui Gesù è stato battezzato. Al momento del battesimo a vedere 2 colombe bianche sono state vicine al dove si celebrava la messa e la gente è rimasta abbattute le mani a vedere quei 2 colombe, si è ricordato il giorno del battesimo di Gesù con cui San Giovanni ha battezzato Gesù. Ma forse ancora più toccante per i numerosi pellegrini e volontari oggi presenti qui accanto ai fedeli locali è stato il momento in cui tutta l'assemblea ha rinnovato le promesse battesimali. Sento che è una cosa bellissima stare qua di fianco al Giordano, anche se il Giordano non è esattamente come uno si immagina, però se riesce ad andare al di là di quello che vede, capisce che è successo qualcosa di importante. Vedendo anche i bambini, insomma, mi sono sentito un po' come loro. Un conto è farlo a casa, un conto è rinnovare le promesse in un posto dove è iniziato tutto quanto, in fondo. E quindi, niente, ho avvertito che la mia promessa di battesimo era come se la stessi rifacendo per la prima volta. E da qui, dal Giordano, un messaggio arriva a tutti, anche ai non presenti. Credetemi, da una piccola esperienza spirituale qui a Gerico, che sono il parroco dove Gesù Cristo non soltanto è stato battezzato, ma anche ha guarito, ha ridato la vista al cieco, si è incontrato con il ricco. Qui a Gerico ho imparato che Gesù Cristo è per tutti, per il povero come per il ricco, per il povero spirituale come il ricco spirituale, per il cieco e per quelli che vedono. Gesù è venuto per tutti e Gesù aspetta tutti voi per essere visti. Il cieco di Gerico aveva problemi grandissimi come i nostri problemi, ma ha potuto superarli gridando più forte: Dio, figlio di Davide, abbi pietà di me.